perché non ho tutto l'infinito per poter scegliere, ma comunque una cosa benissima. E io trovo che questa cosa a volte facilita. E questo è successo molto, come diceva Davide, in questa cosa della storia del 2000, che mi hanno dato degli elementi. Diciamo che l'idea è scattata in una maniera molto più facile. Cioè, ho avuto bisogno di meno tempo per vedere un po' della situazione, che comunque avevo del tipo. Il panico da foglio bianco questa volta, non la mia. No, ma dicevo che era ieri. Com'è lavorare con Davide Catenacci? È un padrone, un padre padrone o una persona che mette a proprio agio i creativi? Dipendendo dal discorso di prima, perché è una persona qui, se io racconto delle idee, anche meno di idee, magari una sensazione di qualche cosa che voglio fare, lui è molto bravo a dare una direzione ai miei pensieri, magari abbastanza bene imbrogliati, però insomma la lascio con lui. È proprio questo il mestiere dell'editor, quello di incanalare le energie creative e dargli una forma, una sostanza. Parte del lavoro anche quello, sì. Parte del lavoro è rendere la Cintia o gli autori a riuscire, considerate le esigenze del giornale, le attitudini dell'autore, capire dove si può andare. Soltanto magari scritto in piccolo nel cofano, i nomi degli autori sono quelli scritti più in grande, mentre tu fai tutto il lavoro di backstage. Ma in realtà questioni di ego proprio non ce ne sono, insomma, tante storie sono nate proprio così, anche nella relazione, ma quello che per l'autore è il nome scritto, cioè la sua storia, per il tuo redattore è tutto il numero del giornale, è proprio una cosa diversa, il nome c'è, c'è scritto nel colofon, per cui non è... Comunque, è proprio così, l'autore fa la sua storia, c'è cioè, il suo nome, il redattore, il giornale, sono due cose che stanno benissimo insieme. Coinvolgiamo Fabio Ceroni, di cui ricordiamo c'è una mostra all'esterno di quest'area,
mostra dedicata, e qui potete vedere delle tavole straordinarie, non lo dico perché sono il moderatore di questa conferenza, sarebbe troppo facile fare i complimenti agli intervenuti, però devo dire che sono delle tavole davvero straordinarie. Fabio Celoni è un autore realistico, è un autore umoristico, ha lavorato sia per Vinci ovviamente che per Bonelli. Faccio una domanda da cui proprio non si può prescindere. Com'è possibile che tu dimostri le tue doti sopraffine allo stesso modo nel fumetto umoristico e nel fumetto realistico? Beh, intanto grazie e saluto tutti visto che non avevo fatto bene. Come conciliare le due anime, diciamo? In realtà c'è un problema che è iniziale ed è un problema di ordine tecnico, perché io ho iniziato con il fumetto realistico, ero giovanissimo, avevo 18 anni, e sono riuscito a fare qualche storia per una rivista di fumetti horror che si chiamava Mostra. Erano le primissime cose uscite dalla scuola del fumetto e erano molto ingenue, molto acerbe naturalmente. Il fumetto di Milano. Erano gli anni primi anni 90, 89-90. Quando la rivista chiuse per questioni legate alla censura, al fatto che comunque si erano toccati dei temi un po' dopo aver figliato eccessivo con Splatter esatto. Ci fu un'interrogazione parlamentare, c'è stato un casino che riguardava Dylan Dog anche. Sì, esatto, soltanto che Dylan Dog aveva le spalle un po' più larghe, non subì proprio queste cose, e diciamo che una volta che rimasi senza lavoro tornai al mio antico amore che era Disney, era Topolino. Io decisi di fare il disegnatore di fumetti da bambino, come penso sia successo anche a Silvia e a noi tutti, e lo disse subito a mia madre: guarda che io da grande lavorerò per la Mondadori. E dunque riprovai con Topolino, e a quel punto dovetti riprendere in mano tutta una serie di nozioni tecniche che negli ultimi anni non avevo affrontato, perché durante gli anni della scuola del fumetto mi ero dedicato prevalentemente al fumetto realistico. E benché comunque leggessi entrambe le cose, grandi maestri realistici e grandi maestri dell'umorismo, non solo Disney, ma dell'umorismo in generale. Dunque c'è stato questo riavvicinamento abbastanza complesso, ho frequentato la scuola di Carpi per rimpadronirmi un po' della tecnica. Ricordiamo Giambattista Carpi, ricordiamo la rimanere di punta italiana. Sì. E poi proseguì, quando iniziai a lavorare per la Disney, proseguì a fare solo di Disney per almeno una decina di anni. Quando poi capitò questo caso che da Bonelli mi chiamò e mi propose di disegnare per Dylan Dog, dopo aver visto tra l'altro una mia storia su Topolino, qualcosa abbastanza curioso, e lì cominciarono un po' i problemi più seri, perché ero molto meno ingenuo, diciamo, molto meno avventato, e soprattutto ormai avevo sviluppato un occhio un po' più professionale, nel senso che ero in grado di vedere i limiti di ciò che facevo, sapevo distinguere una cosa bella da una cosa brutta, ma nello specifico dovevo un po' reimparare ad esprimermi in quel modo, che è, potrei dire, un'altra lingua se vuoi. Il fumetto umoristico e il fumetto realistico hanno in comune il fatto di essere naturalmente narrazione per immagini, però tutto quello che poi concerne i dettagli, perciò la regia, il modo in cui racconti questa storia, le inquadrature e naturalmente la parte grafica, la parte dell'inchiostrazione, la parte del disegno puro, devi
conoscere l'anatomia in un certo modo, la prospettiva, forse ancora meglio. E naturalmente queste cose devi conoscere anche nel fumetto umoristico, che poi è una deformazione del fumetto realistico. Però disegnare prettamente realistico, dopo aver fatto per tanti anni Disney, che tra l'altro è molto, come sta bene anche Silvia, è molto incatenante il fumetto Disney, nel senso che è talmente assorbente, ti devi talmente addentrare nei meandri per riuscire a comprendere veramente qual è l'anima del fumetto Disney, che poi è difficile venirne fuori. Perché tu hai sviluppato un tuo stile e tutto quanto, un tuo modo di raccontare. E queste cose, questi retaggi che poi acquisisci nel corso degli anni, della tua esperienza, dell'evolversi del tuo stile, sono difficili da abbandonare quando affronti un altro tipo di discorso. Perciò la mia più grande sfida e fatica è stata sicuramente quella di dimenticarmi quello che sapevo, o parte di quello che sapevo, e di cercare di rimpadronirmi di un nuovo bagaglio di informazioni, di conoscenze, di metterlo a frutto, perché, come ti dicevo, sapevo distinguere una cosa buona da una non buona, ma inizialmente non avevo l'esperienza necessaria per realizzare quello che sapevo essere buono. Perciò era molto, molto frustrante all'inizio, poi per fortuna le cose sono migliorate. Entrare e uscire da un mondo, dicevi, ti è capitato, ti capita, nella tua esperienza lavorativa, di lavorare contemporaneamente a questi due mondi, cioè di lavorare in parallelo a una storia umoristica e a una storia realistica? Sì, è capitato molto di recente. È capitato l'anno scorso, stavo disegnando contemporaneamente un numero di Dampir per Bonelli e Dracula. E vorrei non ripensare a quei momenti, perché sono stati veramente terribili, nel senso che essendo poi casualmente due storie che avevano due scadenze ben precise. Dampir, perché era una storia che si inseriva in un discorso di continuity, di una macro trama generale, perciò doveva uscire necessariamente in quel mese, per quel numero. Dracula, perché doveva uscire per questa ricorrenza del centenario nel corso della nascita o della morte di Stoker, e perciò ho dovuto fare per mesi le notti, proprio non uscendo di casa, non dormendo 4 ore a notte per riuscire a terminare in tempo le due cose. E lì non mi ponevo neanche più il problema della difficoltà di passare da uno stile all'altro, lo facevo e basta. Probabilmente ho disegnato qualche topo con la faccia di Dampir, qualche contaminazione probabilmente c'è stata.